ascoltatori di Radio Adige TV e benvenuti a questa nuova puntata di Verone in Musica. È con noi oggi un ospite speciale, il batterista di La Scelta, Francesco. Ciao a tutti. Ciao a tutti amici di Radio Adige. Come stai? Tutto bene? Molto bene, molto bene. È un periodo insomma di ripresa, quindi mi sento molto ottimista. Rinato anche un pochino. Esatto, poi infatti ne parleremo. Esatto. Allora, la tua band, La Scelta, ha visto il palco dell'Ariston nel febbraio del 2008 e da lì, diciamo, è partito un po' tutto quello che è stato il vostro percorso, che ha visto la collaborazione con Ron, e anche non solo live, ma anche proprio di produzione, quindi insomma tante cose da dire. Siete una band di spessore, e il singolo che avete lanciato, quando è uscito recentemente? Sì, siamo usciti proprio da qualche settimana, ecco. con il singolo, e insomma sta andando bene. È un brano poi che abbiamo, diciamo, preparato il video durante il lockdown, quindi insomma avevamo già questo brano da parte, ma ci è sembrato il momento giusto per tirarlo fuori. Esatto. Ballad è il pezzo ed è molto molto forte, sia musicalmente, proprio anche senza ascoltare le parole arriva qualcosa immediatamente a livello di stomaco, proprio. Poi tu che sei batterista capirai più questa sensazione, molto profonda, molto forte. Esatto. E poi appunto voglio chiederti di parlare di quello che è stata la realizzazione di questo singolo, perché ha avuto una certa importanza anche in termini di rivalutazione un po' di libertà, definire il concetto di libertà. Ecco, lascio la parola a te. Guarda, fondamentalmente il discorso è stato questo: noi abbiamo avuto questo periodo di lockdown che ci ha colto un po' tutti quanti di sorpresa, no? Sembrava che questi problemi arrivassero da lontano e che magari non ci toccavano, invece siamo stati toccati profondamente da questo lockdown. Quindi adesso, durante tutto questo periodo, insomma, è stato un modo forte per riflettere su tutto, per ricominciare a vivere, forse, no? Forse poteva essere una rinascita, quindi un modo per riflettere su tutta la propria vita e ripartire, riniziare, rinascere. Il video è un video che abbiamo girato appunto nella fase finale proprio del lockdown, e l'abbiamo girato noi con una GoPro e niente, insomma, abbiamo proprio deciso di usare questi elementi che facevano parte della nostra vita, no? Quindi ognuno di noi fa un percorso all'indietro, dalla nascita, per poi arrivare appunto tramite questo lungo cammino, dove è intervallato appunto anche da oggetti molto importanti per noi e per la nostra vita, un po' anche, ecco, per esempio la bicicletta che sto usando io è un elemento che ha fatto parte del mio passato, Emiliano invece che nuotava, Marco insomma che passeggiava per questi grandi campi. Quindi abbiamo voluto usare un po' tutti gli elementi che ci contraddistinguono, per poi arrivare ad una fusione che si vede nel finale, che, come hai detto anche tu e mi ha fatto molto piacere, insomma, prende proprio allo stomaco. Volevamo proprio fare in modo che questa sensazione che avevamo arrivasse a tutti, e sono contento, insomma, perché il video è molto... Francesco, non credo che senti. È sparita un attimo. Sì. Adesso mi senti? Ah, sì, scusami, adesso... deve essere caduta un attimo. È il bello della diretta, di questi anche i mezzi un po' che ci permettono di comunicare, esatto. E però sanno sempre i loro difetti. Esatto. Comunque niente, insomma, il discorso è stato che è stato bello girarlo, perché comunque, non lo so, l'abbiamo girato da soli in questi posti meravigliosi, e è stato bello anche per la libertà con cui l'abbiamo girato, perché sai, c'erano delle scene, no, questa, sai, non siamo convinti, ok, rifacciamola. Grande libertà, grande, diciamo, grande sentimento, ci abbiamo messo un po' tutto quello che ci mettiamo da anni dentro questo progetto, che è comunque amicizia, essere testardi, essere comunque anche dei grandi sognatori.
uscire da questo momento di alienamento generale, no? Noi ci sentiamo degli alieni, il nostro vecchio album si intitola Alieno, Colore Alieno, quindi questo lockdown da alieni ci ha fatto diventare un po' alienati e quindi ci sembrava proprio il modo più giusto per ripartire, uscire con un singolo, con un messaggio forte. Sì, infatti dà proprio anche questa sensazione di respiro coraggioso, non solo, cioè non dichiaro una libertà comunque frivola, ma è una libertà che deve essere riconquistata in qualche modo, no? Esattamente, infatti è proprio questo che noi andiamo a fare, diciamo, durante questa corsa, riconquistare un po' la propria rinascita, la propria libertà, la speranza, ecco. Esatto, bello, mi piace molto ed è importante che si trasmettano in sostanza questi messaggi. Volevo chiederti il tuo elemento qual è? Il mio elemento? Quattro, sì. Vabbè, ovviamente è la terra. Sì. Perché provengo da una casa e da una storia, diciamo, dai, vogliamo chiamarla proprio una storia di famiglia, comunque di contadini. Quindi noi abbiamo questo nostro studio, il Coffee Studio, dove appunto facciamo i nostri dischi, che è una vecchia stalla di fine 800, dentro è stata ristrutturata a studio di registrazione, ma fuori è completamente un casolare dell'agro romano rimasto come 100 anni fa. Mm-hmm. E abbiamo questo spazio meraviglioso dove noi ci chiudiamo là dentro, nonostante siamo comunque appena dentro la periferia di Roma. Quando ti chiudi là dentro sembra che stai in un altro luogo, in un altro tempo, quindi anche su questo insomma siamo fortunati ad avere questo luogo dove poter scrivere, poter fare le nostre cose musicali, insomma. Molto belle. E ascolta, tu mi hai anticipato prima di qualche novità che si muove sottoterra. Dici quello che puoi accennare, farete qualche esibizione? Allora, in cantiere ci sono live, tanti concerti, insomma, c'è sicuramente ci sono sicuramente altri singoli che usciranno e poi ovviamente come tutti, come sempre, no? In questo lavoro è un continuo work in progress, quindi ci sono da un momento all'altro possono arrivare anche delle notizie bomba, quindi ormai sono anni che viviamo così, quindi ci abbiamo fatto anche l'abitudine a livello proprio di stomaco. esatto, però la cosa che vorrei dire anche ai giovani musicisti, a tutti, è una cosa che mi piace dire, cioè fate musica al di là di tutto, al di là dei no, al di là dei sì, dovete fare musica perché vi va, perché sentite l'esigenza di farlo voi, quindi insomma al di là di tutte i soliti discorsi, è difficile, è facile, bisogna essere raccomandati, non raccomandati, questi discorsi sono parole, fate musica, che fare arte è sempre la risposta migliore a tutte le parole. Grazie mille, grazie per grazie a voi. Queste parole. Grazie. E dunque seguiamo la scelta sui vari social, avete immagino Facebook? Assolutamente sì, abbiamo le nostre pagine Facebook, la scelta official, abbiamo il nostro la scelta profilo ufficiale di Instagram, quindi vi invito assolutamente ad iscrivervi tutti. E il nostro sito www.lascelta.net, comunque in aggiornamento, là sopra troverete tutti i nostri nuovi appuntamenti e tutte le prossime cose che faremo a breve. Perfetto, ti ringrazio Francesco. Grazie a voi. Allora ascoltiamo intanto il vostro nuovo singolo, Ballad, e ripartiamo con Grinta in sostanza. Yes, esattamente. Grazie mille Francesco, un saluto. Grazie a te, un saluto grande, buona giornata. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Adige. Ciao a tutti. Ciao. Alle soglie del 2020, la rivoluzione vera a schermi spenti, siamo una parte di quei cambiamenti. Se la città è una tavolozza di colori, coi pennelli asciutti, e fare i conti con i minuti, quando ti sembra li hai bruciati tutti, perché è una vita che aspetti, e la paura è di non ridere più, ma io
te. Riempiremo queste pagine di vita improvvisando senza chiederci che ore. Ho una lista di intenzioni scritte a matita e bella copia il mio amore per te. Che mi ricordi che è impossibile niente, ognuno deve stare dove vuole. Io resto qui per sempre, resto qui per sempre. Siamo precari anche nei sentimenti. La differenza poi la fanno i fatti. Giorni duri, giorni nuovi, mescolati con momenti astratti. Scordare tutto e riconoscersi ogni sera. Tu sei la mia persona. Scordare tutto e ritrovarsi la mattina. Io sono la tua persona. Riempiremo queste pagine di vita improvvisando senza chiederci che ore. Ho una lista di intenzioni scritte a matita e bella copia il mio amore per te. Che mi ricordi che è impossibile niente, ognuno deve stare dove vuole. Io resto qui per sempre, resto qui per sempre. Ed è già 2020 e camminiamo ancora. Abbiamo scritto capitoli sorprendenti, ma camminiamo ancora. E non pensare dove, senza pensare a me.